Misericordia di Subiano questa sera insieme alla famiglia De Simone porta avanti un progetto ed è il progetto della salute, del benessere, è un progetto che naturalmente è proprio della Misericordia di Subiano, perché oltre al sostegno concreto che voi date alle famiglie, questa volta si parla di qualcosa che invece è un po' nella nostra testa e quindi guardare un po' a come si può alleviare naturalmente questa difficoltà che può venire anche da uno stato depressivo, ma anche da una voglia di non socializzazione, di rinchiudersi in se stessi, insomma, da un isolamento a un altro isolamento. Diciamo che in questa fase abbiamo pensato a aprire ancora di più le porte, diciamo, del benessere, come la Misericordia, tutti lo sanno, c'è sempre stata anche durante il Covid. Spesso siamo diventati noi stessi un punto di ascolto laddove non si poteva incontrare altre persone, era difficile interagire col medico, con gli uffici pubblici, e spesso diventava la Misericordia un punto per dialogare, per risolvere i piccoli problemi della quotidianità che abbiamo affrontato tutti durante il Covid. Con questo evento, io lo chiamo così perché è una novità completa per noi come Misericordia, si parla di un benessere che è quello emotivo e che è quello che finora nell'emergenza abbiamo curato di meno. Ecco, adesso è il momento di riprenderci la nostra felicità, la nostra salute, riprenderci le nostre attività, perché, come diceva Giuseppe, non si può parlare solo di stare bene se non c'è la malattia. Noi vogliamo delle persone felici, perché noi sappiamo che le persone felici poi hanno voglia di aiutare gli altri e quindi aumentiamo anche i nostri volontari. Il benessere psicologico, un argomento che viene trattato questa sera qui alla Misericordia di Subiano per dare la possibilità a tutti quanti di ritornare a sorridere. E in primo luogo si parla anche della depressione. Un incontro che è stato organizzato insieme alla Misericordia di Subiano, insieme però anche alla famiglia De Simone, e in questo caso Giuseppe De Simone fa parte di un team importante di psicologi che questa sera si ritroveranno qui. Ecco, da che cosa è partito proprio questa necessità di poter incontrare i concittadini, quindi, ma anche chi ne ha bisogno di qualsiasi età, proprio per ritornare a sorridere, per uscire un po' da questa malattia abbastanza subdola, ma anche forse anche dalla tristezza, dalla voglia di non socializzare? Sì, la nostra idea è di sensibilizzare tutta la popolazione, le persone partecipanti all'idea del benessere, perché sostanzialmente molti pensano che salute voglia dire assenza di malattia, invece questa sera vogliamo far capire, provare a sensibilizzare, andare oltre l'idea di assenza di malattia, far capire magari che l'idea di benessere sostanzialmente è molto di più, può andare nella direzione di un completo benessere fisico, mentale e psicologico, quindi non solo assenza di malattia, ma portare la gente ad investire nel supporto psicologico. Infatti anche grazie agli altri colleghi andremo proprio a vedere il ruolo delle figure di riferimento, il ruolo dei caregiver, delle persone che stanno all'interno, che vivono alcune situazioni di tristezza, e poi la situazione post-Covid ha portato a determinate situazioni sia in varie fasce d'età, e quindi questa sera affronteremo proprio diverse fasce, sia nell'ambito dell'adolescenza, a vedere poi la parte centrale fino a finire alla parte degli anziani che sono anche quelli che ne hanno subito di più le conseguenze del Covid, che hanno portato alla solitudine e quindi all'insorgenza di determinati disturbi. Diciamo una famiglia che sta aiutando una comunità, perché sto pensando al defibrillatore che avete già donato alla Misericordia di Subiano, naturalmente come anche con i vostri amici e tutto quanto, e poi sto pensando a questi incontri che sono sicura non finiranno qui. Sì, grazie a mio fratello, alla sua compagna Luisa, noi siamo sempre stati sensibili, poi noi siamo calabresi, ma la Toscana, diciamo, è la nostra seconda terra, quindi siamo stati ben accolti sin dall'inizio, quindi ora che magari possiamo rendere in qualche modo quello che ci è stato donato un po' di anni fa al nostro arrivo qui, lo facciamo ben volentieri, quindi poi riscontriamo sempre, come anche questa sera ringraziamo la Misericordia di Subiano
Subiano per questa opportunità che ci dà, quindi noi diciamo troviamo sempre largo consenso e quindi questo ci motiva ad affrontare sempre al meglio tutte le iniziative e a continuare nel miglior modo possibile, sperando di poter continuare ad essere di supporto e di aiuto alle persone che ne hanno bisogno. Francesca Martini, psicologa psicoterapeuta. Ecco, si parla naturalmente di ritrovare il benessere, il proprio benessere, e quindi lasciare da parte un po' l'isolamento che ci siamo ritrovati. Anche se naturalmente è passato un po' questa stagione della pandemia, sembra che oggi più che mai, con altri tipi di paure, siamo ancora più isolati. Sì, è proprio così. Ha toccato un tema fondamentale. L'isolamento sociale oggi è diciamo una questione importantissima che è diventato proprio un problema sociale che riguarda soprattutto gli adolescenti, con un aumento della richiesta davvero importante, soprattutto ragazzi dai 14 ai 20 anni che magari si trovano in una condizione di non studio, non lavoro, non hanno relazioni con gli altri pari, non hanno una famiglia che li supporta in maniera adeguata e proprio chiedono un aiuto psicologico per affrontare un problema veramente difficile, che chiaramente con il Covid si è acutizzato ancora di più, ma che ancora oggi si mantiene vivo nel nostro territorio. Nell'attività di psicologa, di psicoterapeuta, ecco, c'è stato anche un aumento proprio esponenziale proprio di richieste di aiuto, perché sto pensando che spesse volte si evita di andare dal professionista perché dice ma tanto passerà, io non credo che senza l'aiuto di qualcuno questo ma tanto passerà funzioni. È questo proprio un tema specifico che tratteremo stasera, che possiamo sintetizzare come proprio una resistenza a chiedere aiuto, a cambiare in qualche modo, perché il cambiamento ci fa paura, perché richiedere aiuto ad un professionista magari ci fa altrettanta paura, perché comunque va a toccare dei argomenti difficili, dolorosi, sofferenti, anche se iniziare poi un percorso psicologico ci permette davvero di emanciparsi anche come persona, ci permette di conoscerci meglio, di fare un po' i conti con le nostre debolezze ma anche con i nostri punti di forza. Da un punto di vista proprio tuo, personale, di lavoro, ecco, c'è stata una richiesta maggiore da parte di qualità? Sì, ahimè la richiesta è maggiore sempre nei giovani, nei giovanissimi. I giovanissimi naturalmente con l'accesso alle famiglie che forse sono anche più sensibili, no? E più attente anche a certi segnali di accorgimento, di disagio. Si cerca di fare molta prevenzione anche nell'ambito della psicoterapia perché si può lavorare su problemi che ancora non sono dei disturbi e questo si fa quando ci sono dei ragazzi molto giovani di età. L'altro target purtroppo che si rifà un attimo a quello che sono le ricerche sociali del momento è un po' la popolazione dei NEET, quindi quei ragazzi tra i 13 e i 16 anni che purtroppo sono molto disorientati e non riescono a trovare una collocazione all'interno sia del mondo educativo scolastico ma anche a quella del mondo del lavoro e fortunatamente qualcuno di loro accede all'aiuto, al supporto psicologico, perché quando un malessere porta anche a idee purtroppo pericolose, perché un altro dato allarmante sono la prevalenza di idee suicidarie nei giovanissimi. I reparti purtroppo di neuropsichiatria infantile ci dimostrano un aumento addirittura nel periodo 2020-2021 in piena pandemia del 50% di casi di questi rischi e quindi purtroppo ancora ad oggi assistiamo a una scia di comportamenti problema che ancora devono essere risolti. È un'altra piaga sociale che è una manifestazione di un comportamento sbagliato antisociale che purtroppo i ragazzi oggigiorno mettono in atto. Si intende, ora vi dico così subito capite, pantaloni un pochino a vita bassa, un pochino tanto, felpa, cappuccio in testa, marsupio a tracolla, passamontagna, occhiali scuri e poi qualcosa di interessante dentro il marsupio che non deve mai mancare, come sigarette elettroniche o altro, e coltellini di vario genere. Questo è uno stile che dilaga tra i giovani, è uno stile che se andate anche su Wikipedia a digitarlo sembra positivo, con un atteggiamento anche divertente, in realtà nasconde dietro un altro problema sociale che è un po' quello che può essere rintracciato in quelle riunioni tra minori che poi possono creare comportamenti violenti, antisociali.
e il fenomeno delle baby gang, non vi dico niente di nuovo, nella cronaca dei giornali sono purtroppo sempre molto attuali, quindi il prendersela con qualcuno che per qualche modo viene discriminato per qualche caratteristica, ma in una maniera brutale. Elisa Marcheselli è una figura che già conosciamo perché ti abbiamo incontrata in un mondo un po' particolare, quello dello sport. Sto pensando che a livello proprio di depressione, di isolamento, quanto può essere di aiuto, se naturalmente ci rivolgiamo anche a un professionista che ci può dare delle dritte, pensando ai ragazzi in questo caso, il mondo dello sport. Ho detto ragazzi, ma potrei anche sbagliare, perché sto pensando anche alle signore che spesse volte si sono ritrovate sole durante questo periodo di isolamento e forse farebbero meglio a uscire. Esattamente, parto da quest'ultima riflessione. La categoria degli over 50, che oggi comunque è una popolazione che non si può definire anziana perché ancora è giovane, però naturalmente lo sport può essere inserito come quel fattore protettivo come lo è per gli adolescenti. Assolutamente lo sport è un toccasana per vari aspetti psicosociali. Lo sport è un contenitore di comportamenti etici, di comportamenti collaborativi, ma anche di sfide sane, e quindi ormai le ricerche lo dimostrano, che un ragazzo e una ragazza che crescono facendo uno sport aumentano quelle che si chiamano in gergo tecnico le skills, le competenze psicologiche che servono poi per muoversi anche nel mondo del lavoro. Gioia Gori, psicologa, e in questo caso entriamo nel mondo della famiglia per trattare un po' la depressione, quindi la vediamo insieme proprio a tutti quanti i familiari. Sì, è molto importante, secondo anche il mio approccio che è il sistemico familiare, occuparsi anche dei caregiver, quindi delle persone che si trovano tutti i giorni a contatto con una persona appunto che è malata di depressione. È molto importante dare ascolto a queste persone, anche perché loro siano in grado poi dopo di aiutare meglio, avere anche più forza per aiutare meglio i familiari appunto che soffrono di questa patologia, che nei casi gravi diventa veramente invalidante, sia per ovviamente la persona che ne soffre, ma diventa anche molto difficoltoso affrontarla per le persone che stanno intorno al familiare sofferente. Quindi il mio consiglio è quello di utilizzare l'empatia, che è un po' la parola chiave di tutta la psicologia e che può tradursi anche con ascolto, con cercare di mettersi nei panni della persona che soffre e cercare di costruire un ponte fra, diciamo, la solitudine e anche la sofferenza di tutto il nucleo familiare, perché la depressione non è una malattia ereditaria, però può dirsi una malattia familiare, nel senso che si è visto che spesso circola all'interno della famiglia, quindi ci si ammala un po' tutti poi di depressione. Una cosa particolare, si pensa di aver bisogno di qualcuno che ti aiuti a capire naturalmente che tu non sei depresso, ma devi aiutare la persona che è depressa? Sì, infatti si è visto che molto spesso, quando ad esempio nell'esperienza dei gruppi di ascolto, i familiari non si approcciano al gruppo di ascolto perché pensano di non essere in grado, ma perché pensano di non aver bisogno di aiuto, ma perché pensano di non essere in grado ad aiutare la persona, quindi magari si approcciano per avere più supporto o informazione, ecco, magari informazioni sulla durata della malattia, sulla terapia farmacologica che segue la persona, anche sulla terapia psicoterapeutica, sulla psicoterapia che segue la persona, quindi si approcciano, diciamo, per avere l'informazione, ma se il gruppo funziona poi ne escono anche più fortificati. Quindi dobbiamo dire assolutamente di fare attenzione intanto, prima di tutto, se sta per arrivare in casa questa forma di depressione. Sì. Credo questo sia l'attenzione, e forse può essere anche un familiare che la fa emergere, no? Sì. Credo che questo sia fondamentale. Sì. Dopodiché, in questo caso, cercare di avere un tutt'uno, si parla di nucleo familiare, qui in questo caso ci vuole. Sì, assolutamente, può essere una persona che è portatrice di una sofferenza che però è in tutta la famiglia, quindi il paziente, diciamo, non va stigmatizzato perché si fa carico di una sofferenza, ma va compreso all'interno appunto del nucleo familiare. Barbara Lapini, per parlare del disagio che può raggiungere anche la depressione, ma in questo momento si sta parlando anche del cibo, perché io credo che sia un fattore molto importante, positivo e negativo.
Assolutamente, il cibo è fondamentale per stare bene sia dal punto di vista psicologico che fisico e a volte le due cose sono estremamente collegate, quindi per riuscire a stare bene sicuramente mangiare bene e sapere di poter mangiare con consapevolezza e tranquillità è sicuramente una garanzia anche per il nostro cervello. Una cosa importante, parliamo anche di giovani, perché l'isolamento che può portare allo stato depressivo, allo stato ansioso, eccetera, riguarda in modo particolare anche i ragazzi, perché oggi naturalmente loro si sentono qualche volta anche non aiutati in famiglia perché la famiglia lavora e quindi arrivano nei momenti del pranzo, nei momenti della cena, che magari hanno qualche difficoltà. Assolutamente, infatti la famiglia deve essere unita soprattutto a tavola, quindi i genitori devono essere dei catalizzatori della loro attenzione, devono mangiare con i figli quando è possibile, ovviamente compatibilmente con i nostri orari di lavoro sempre più frenetici, però non è la quantità ma la qualità del tempo che si riserva ai nostri figli e soprattutto a tavola ricordiamoci di avere la concentrazione su quello che mangiamo e anche del colloquio con i figli, quindi evitiamo televisioni piuttosto che distrazioni e soprattutto un'attenzione particolare purtroppo all'utilizzo del cellulare che sembra essere così tanto diciamo d'aiuto per i bambini che specialmente sembrano non avere fame, quindi li distraiamo con il cellulare e purtroppo questo è un comportamento estremamente errato che nel lungo andare può creare anche dei disagi perché si distoglie l'attenzione da quello che è il cibo, quindi ridiamo al cibo quello che è il proprio valore e la propria capacità anche di socializzare e di dialogare in famiglia. A volte l'isolamento può portare a un eccesso di cibo? Assolutamente sì, è la stessa problematica del non mangiare, del mangiare troppo, del mangiare troppo poco, a volte hanno la stessa origine ed è proprio una manifestazione a volte di disagio che i giovani hanno per appunto manifestare quello che loro hanno dentro. Quindi ricordiamoci che un campanello d'allarme è un comportamento estremamente diciamo sospetto sull'approccio del cibo. Il cibo deve essere qualcosa che nutre, punto, non ci deve essere significati diversi dietro, perché quando si collega al mangiare perché c'è una motivazione è sicuramente qualcosa che dobbiamo andare a indagare perché abbiamo già attribuito al cibo un qualcosa di sbagliato. Mi viene in mente, il cibo neanche per gratificare? Eh no, perché il cibo può essere appunto qualcosa che se viene usato per gratificare può essere qualcosa che poi viene tolto dalla persona per dimostrare appunto che c'è qualcosa che non va oppure per far notare che c'è un disagio o per farsi anche notare. Quindi il cibo deve avere assolutamente la funzione che ha, quello di nutrire e non deve essere usato né come premio né tantomeno come punizione, né per gli adulti né per i piccoli, perché poi alla fine la gratificazione può essere giusta quando per esempio che ne so, ci sentiamo particolarmente di buon umore, ci vogliamo concedere qualche cosa, ma occhio al perché si mangia sempre comunque, sia in positivo che in negativo. L'amministrazione provinciale insieme a Laura Chieli, che naturalmente è la consigliera delegata all'istruzione pubblica, e questo è importante perché la depressione può colpire tantissimi ragazzi, più che depressione l'isolamento, che non è facile però naturalmente da uscirne, e il vice sindaco di Subiano Paolo Domini, che rappresenta l'amministrazione comunale che porta avanti questi progetti e soprattutto che ben conosce la realtà della Misericordia di Subiano, che sempre dà un aiuto concreto a tutte le famiglie. Parto naturalmente dalla consigliera delegata perché io credo che questi incontri sono importanti, soprattutto ecco, pensando anche ai giovani. Questi incontri sono importantissimi perché in realtà, soprattutto dopo la pandemia, si fa un gran parlare di depressione, di malessere fisico e psicologico, psicofisico, ma magari se ne parla nella maniera non dovuta e nei contesti che non sono giusti. Ad esempio, moltissimo ecco, si ritrovano anche manifestazioni personali nei social che a volte sono delle vere e proprie richieste di aiuto, ma se ne parla poco invece a livello istituzionale, se ne parla poco a livello di assemblee come quella di questa sera in cui partecipano tante persone. Quindi la provincia ha patrocinato con enorme piacere questa iniziativa e devo dire che è veramente importante, va promossa, va incentivata questa voglia di parlare anche di quello che non va, e mi è piaciuto tanto il titolo che hanno dato a questa manifestazione, tornare a sorridere, perché sorridere
vuol dire subridere, ridere sotto, quindi è una gioia interna, quella di cui tutti abbiamo bisogno. Dobbiamo recuperare proprio questo benessere interiore e certamente come delegata alla pubblica istruzione, ma soprattutto anche come madre, come educatrice, come maestra di scuola primaria, questo è un argomento che mi tocca fino all'ultima fibra, perché davvero, ecco, sappiamo quanto anche i bambini, soprattutto dopo la pandemia, abbiano tuttora delle ripercussioni che gli esperti ci dicono non sappiamo in realtà come evolveranno, perché gli effetti veri e propri sono solo agli inizi. Quindi ecco, io mi auguro che anche questo nuovo governo prenda seriamente in considerazione questo aspetto, che non può assolutamente non essere considerato da un progetto che voglia dirsi realmente educativo. Queste sono cose importanti, tra l'altro la scuola ha un ruolo fondamentale proprio per far uscire i ragazzi e per accorgersi anche delle difficoltà che spesse volte i ragazzi hanno e che magari l'educatrice ha questa possibilità di notare certe sfumature nei ragazzi, quei certi cambiamenti che sono fondamentali. Paolo Domini, credo che patrocinare un'iniziativa come questa sia stata importante. Sì, è importante, lo è fin dai primordi, cioè da quali sono i presupposti per poter fare un'iniziativa che nasce, questo è importante ribadirlo, anche grazie al contributo che soggetti privati così tanto attivi all'interno della Misericordia stanno dando, quindi il valore pubblico, il valore delle persone che poi mettono il proprio contributo per poter investire, far investire comunque nel tempo e anche per poter dare una certa come dire, insomma, consapevolezza di quello che è il tema, di cui, come ha detto poco fa Laura Chieli, non si parla mai abbastanza e soprattutto non si parla mai in maniera opportuna. È quello su cui dobbiamo focalizzare l'attenzione, è quello di dire ok, a livello amministrativo, a qualunque livello di governo ci si trovi a dover operare, chiaramente disponiamo comunque di risorse limitate anche per affrontare questi tipi di problemi, per cui da parte nostra ci deve essere assolutamente un incentivo a far sì che la consapevolezza sia insita in noi, sia insita nei cittadini che partecipano a queste stesse riunioni, e noi il dovere come amministratori credo sia sempre quello di far sì che venga il più possibile diffusa. Noi siamo, dico sempre questa cosa qua, noi siamo comunque una cassa di risonanza, no? Come che raccogliamo comunque sollecitazioni che ci provengono e siamo chiamati a doverle diffondere, e chiamati a doverle diffondere nel territorio, il territorio che è composito, è fatto di aspetti anche purtroppo psicologici mutevoli, e questo è un aspetto che indotti da tante situazioni, e credo stasera sarà un momento formativo anche per questo, per capire come poter intercettare certi tipi di dinamiche e soprattutto come trasmetterli in emozioni positive, che poi è il leitmotiv per cui è stato dato appunto il titolo a questa stessa serata. Ecco. Pensi a me,
accompagnava che pare ci vasa. Lui è che amplava e vase e che vase tu non canzavi e chiamiva per me. E un cardillo canzava contigo reginella o bocquere assure. T'aggio voluto bene tu m'hai voluto bene a me, ma non c'è da chi, ma a volte tu, distrattamente pensi a me. T'aggio voluto bene te, tu m'hai voluto bene a me, ma non c'è mamma chi, ma a volte tu, distrattamente pensi a me. Gli studenti del Fondovalle Casentinese scelgono sempre più una scuola del Casentino. È il caso dell'ISIS Fermi di Bibbiena, con grandi competenze che l'hanno fatta conoscere a livello nazionale, ma con un forte rapporto con i giovani, dato anche dal fatto di essere un istituto più piccolo. L'idea è quella di creare una struttura estremamente flessibile che permetta di fornire un'offerta formativa che sia valida non solo per ragazzi dell'Alto Casentino ma anche per le zone limitrofe alla città, perché i mezzi di trasporto permettono comunque di arrivare qui in modo abbastanza semplice, ci sono il treno, ci sono altri sistemi di bus che ci permettono comunque di essere estremamente competitivi. Da questo punto. L'ISIS Fermi però offre qualcosa di più. Sì, noi garantiamo una scuola abbastanza piccola, ancora a dimensione umana, perché in questo momento siamo 570 ragazzi, abbiamo qui dentro, quindi penso che riusciamo a fare un lavoro capillare e quindi ogni ragazzo viene veramente gestito come fosse come ci fosse una relazione individuale rispetto a ogni esigenza che loro hanno. Tant'è vero che fortunatamente, dico io, qui i numeri delle persone BES stanno aumentando in modo esponenziale, perché penso che le famiglie capiscano che scuola piccola vuol dire sicuramente un'attenzione, ma non maggiore, diversa, perché anche le altre scuole chiaramente sono attente a queste cose, ma i numeri ci favoriscono da questo punto di vista. L'ISIS Fermi si è qualificata, dicevo prima, a livello nazionale con tanti progetti, quindi un riconoscimento da un punto di vista professionale, non soltanto la tranquillità, ma fornire al ragazzo la competenza. Sì, sì, noi continuiamo le nostre attività progettuali. L'anno scorso abbiamo partecipato con Tutor 2022 alle manifestazioni di robotica, siamo arrivati quinti a livello nazionale. Per una scuola piccola sono belle soddisfazioni, perché ci siamo confrontati con istituti tecnici molto più grandi e
è importante dire, secondo me, che non è più solo la scuola del seggiolino, quello famoso di 20 anni fa, ma ormai si è evoluta, insomma, stiamo cercando di fare operazioni di investimento anche all'interno della scuola, compatibilmente con i locali, che permettono ai ragazzi di misurare anche sul campo le competenze acquisite. Torniamo a parlare del sistema di mobilità che possa portare anche il ragazzo da Fondovalle, quindi verso questa zona. Lei tutte le mattine prende il treno, quindi può essere un testimone ufficiale. Sì. Io dopo 6 anni di servizio, anche per un problema economico, ho cominciato a prendere il treno e ho visto che è abbastanza comodo. Insomma, io parto da Giovi, quindi i ragazzi li vedo subito da Capolone a Subiano, salgono con me. Mezz'ora, 40 minuti al massimo sono qui alla stazione, poi il sistema di pullman è abbastanza efficiente, quindi loro riescono a entrare senza grosse problematiche. È un sistema, un servizio abbastanza fluido, nel senso che gli orari sono congrui rispetto a quelli che abbiamo noi, poi ci siamo anche noi un po' adattati alle esigenze del fondovalle in modo tale che i ragazzi poi al limite possono uscire anche qualche minuto prima laddove abbiano problemi fisici di trasporto, e stiamo cominciando ad avere rapporti per l'alternanza, oggi si chiama PCTO, ma anche con le aziende del fondovalle, perché ci stanno riconoscendo questi titoli di merito, insomma. Alternanza scuola-lavoro che possono essere usufruite anche in aziende che sono, diciamo così, non nell'Alto Casentino. Sì, sì, ormai le nostre relazioni arrivano fino ad Arezzo, direi. Ci abbiamo rapporti anche con aziende aretine che si stanno rivolgendo anche a noi, perché chiaramente il numero del periti che vengono sfornati, io direi anche da Arezzo, è inferiore rispetto alla richiesta. Quindi alcune aziende del territorio del Fondovalle stanno guardando anche a noi, proprio perché è evidente che è un tipo di struttura di offerta formativa che a loro interessa molto. Guardiamo alle competenze, ritorniamo a parlare di questo e guardiamo anche a uno sviluppo poi successivo che possa portare anche all'università. Parliamo quindi di competenze. Sì, allora, negli ultimi anni noi fortunatamente abbiamo avuto degli ottimi risultati, quindi abbiamo un sacco di ragazzi che sono usciti con voti molto alti, 100, 100 e lode. Molti vanno all'università, tutti gli altri riescono a trovare tranquillamente impiego nei settori di competenza. Devo dire che quelli che vanno all'università stanno ottenendo buoni risultati, quindi a conferma che il tipo di didattica che facciamo è una didattica che produce poi vantaggi anche dal punto di vista dell'impatto, soprattutto nel primo anno di università, perché lì è fondamentale partire col piede giusto e i ragazzi, avendo delle basi penso buone, riescono ad approcciare in modo positivo. Capolona, Subiano, Rassina, poi siamo già a Bibbiena. Ecco, ce ne sono di ragazzi oggi che vengono proprio da queste zone? Sì, sì, assolutamente. Io il treno si riempie, quindi devo dire che da questo punto di vista qui ho proprio la misurazione di quello che succede. Fortunatamente negli ultimi anni c'è questo trend, quindi spero che si implementi, perché, torno a dire, le caratteristiche per poter essere competitivi dal punto di vista dell'offerta formativa ce l'abbiamo. Insomma, stiamo cercando di creare anche corsi nuovi. Abbiamo chiuso il quinquennio della sanità che era partito 5 anni fa, quindi garantiamo continuità anche dal punto di vista dell'offerta formativa da questo punto di vista, perché non è solo una scuola per uomini questa, insomma è una scuola di carattere tecnico-scientifico che però cerca di aprirsi anche a esigenze diverse rispetto a quelle normali. Ultima cosa che le chiedo, un bel complimento che le è arrivato da una famiglia, considerando questo luogo come un luogo educativo, ma non soltanto educativo nelle competenze, ma educativo nella vita. Sì, no, la cosa positiva è che, ripeto, ma non tanto il prezzo, tutta la struttura considera i ragazzi come individui e quindi tutte le famiglie sanno che ogni problema viene gestito in modo individuale e spero in modo anche abbastanza rapido, quindi il riconoscimento è a tutte le funzioni, docenti e anche non docenti, perché direi dai collaboratori scolastici alla segreteria sono tutti attivi nella relazione attiva con l'utenza. L'abbiamo visto durante il periodo Covid, dove abbiamo gestito con la segreteria tutta una serie di problemi in modo rapido e penso efficiente, perché non abbiamo avuto nessun tipo di protesta, anzi devo dire i genitori sono rimasti abbastanza contenti anche del tipo di didattica digitale che abbiamo creato. Sì.
Il Casentino è un territorio di mulini ad acqua dove la storia è passata e dove la storia sembra essere stata ritrovata. In una giornata di studio sui mulini a Raggiolo con l'Ordine degli Architetti di Arezzo e con l'Ecomuseo del Casentino si è cercato di creare una rete e di guardare a come fare per non disperdere questo patrimonio. Il tema dei mulini è uno dei temi sul quale ci siamo concentrati in questi anni perché rappresenta chiaramente una specifica particolarmente importante dal punto di vista del patrimonio. L'impegno anche da parte nostra va proprio in questa direzione, proprio anche nell'ambito dell'ultimo progetto che stiamo sviluppando nell'ambito della strategia delle aree interne, la costruzione di un atlante del patrimonio immateriale, la costruzione di un percorso di salvaguardia attraverso anche probabilmente la costruzione di una comunità di eredità. Quindi costituita dai mugnai stessi sicuramente, ma anche da enti, da associazioni, da scuole, che possono concorrere appunto alla salvaguardia e alla trasmissione di questo appunto importante pezzo del nostro patrimonio. Sicuramente molto impegnativa anche da un punto di vista economico il recupero e oggi con il PNRR vediamo cosa diciamo anche l'amministrazione riuscirà a ottenere e quindi magari facendo rete vediamo cosa diciamo esce da questa giornata di studio. L'unico mulino di proprietà comunale è proprio a Raggiolo, ma non è funzionante. E il nostro obiettivo anche con i fondi PNR che abbiamo ottenuto, è quello di riuscire a vederlo rifunzionare. Luogo turistico, o insieme al Consorzio della Farina di Castagne del Patomagno, di riuscire anche a produrci la. Castiglion Fibocchi, presidente Ferrini, il busto di Dante fu inaugurato lo scorso 3 ottobre ed oggi riceve la visita del presidente della Regione. È un momento comunque importante. Sì, il presidente della regione è stato anche presidente della società dantesca e siccome questo monumento è nato per iniziativa del nostro club Camai, che è un club di civiltà contadina e popolare, quindi di tradizioni popolari, ma perché Dante fa parte delle tradizioni popolari, ma anche con l'appoggio esterno, diciamo così, usando un termine politico, della società dantesca, di cui il nostro presidente Gianni è stato presidente fino al 2015. Quindi anche l'obbligo morale di doverlo visitare proprio. Dobbiamo dire che l'ubicazione forse è quella più opportuna perché siamo vicini alla strada principale. Sì, infatti Dante qui guarda lungo la Sette Ponti, con lo sguardo lungo la Sette Ponti verso l'infinito, verso anche la sua Firenze, perché la Sette Ponti è una strada importantissima in quanto già esisteva alla sua epoca, che si chiamava Cassia Vetus allora. Ma lungo la Sette Ponti praticamente è rinata la comunità, attorno alle pievi che popolano proprio sotto e sopra questa strada, che è una delle strade più significative, io oserei dire, d'Europa addirittura. Chi ha realizzato questo busto? L'ha realizzato un artista aretino che si chiama Moreno Fossati, che oggi purtroppo non è qui con noi perché per altri impegni, che vive a Viareggio, ma che è aretino puro sangue. Sindaco, dal 3 ottobre a oggi, da quando è stato inaugurato, questo busto dedicato a Dante Alighieri è diventato un po' un'attrazione anche qui a Castiglioni. È vero, assolutamente. Tutti coloro che passano, non solo i castiglionesi, ma chi percorre la nostra amata Sette Ponti, si ferma e ci riferisce anche di aver visto questo busto, e ringraziando anche per l'installazione, ringraziando l'amministrazione, ma soprattutto la Camae che ha portato avanti questa iniziativa. E oggi siamo qui appunto a attendere la visita del presidente Eugenio Gianni, in quanto non era potuto venire all'inaugurazione del 3. Questo rafforza in fondo la collaborazione tra amministrazioni pubbliche e privati? Sì, fra i privati ma soprattutto fra le associazioni. Noi siamo una piccola comunità ma con una grande collaborazione di volontari, di associazioni nel nostro territorio che sempre ma soprattutto in questa emergenza hanno dimostrato una forza, un coraggio e anche il vero attaccamento alla cittadinanza di Castiglion Fibocchi. Mantengo una promessa che avevo fatto a Ferrini quando mi sollecitò giustamente a venire per l'inaugurazione, non potevo e conseguentemente gli dissi: guarda, da qui alle vacanze di Natale, perché siamo in extremis, esaurite le vacanze entriamo veramente nel 2022, quindi sono 701 anni sostanzialmente dal ricordo della morte del sommo poeta
che avvenne fra il 13 e il 14 di settembre del 1321. Di conseguenza arrivo in extremis, mi ero ripromesso da qui a domenica di venire un giorno, e quindi ringrazio naturalmente Ferrini per essermi sempre stato dietro nel farmi presente questo spirito e questa passione che il sindaco Ermini ricordava con molta correttezza, ovvero vi è una sensibilità nel Val d'Arno verso Dante Alighieri che qui a Castiglion Fibocchi ha portato a numerose iniziative, di cui io ringrazio l'amministrazione comunale, perché hanno raccolto quell'invito che noi all'inizio dell'anno facemmo con un bando, del resto non animato da particolari risorse, sono stati contributi simbolici quelli che abbiamo offerto, però volevamo stimolare i comuni a ricordare quello che rappresenta un riferimento, Dante Alighieri, per la lingua, perché se noi abbiamo una lingua italiana che è declinata nella lingua toscana è proprio perché in quell'inizio del 1300, quando Firenze l'aveva esiliato, perché dal 10 marzo del 1302 Dante è costretto a uscire dalla sua città, e se vi fosse ritornato sarebbe stato arso vivo, così è scritto nel libro del Chiodo. E conseguentemente per 19 anni fino alla sua morte Dante da esule ha scritto quel testo, la Divina Commedia, che è il primo testo organico di carattere enciclopedico che è declinato in volgare, e da quel momento, complice poi la grande autorevolezza che dopo Dante dà al volgare toscano Petrarca, che naturalmente è di queste zone, e Boccaccio, che viene dalla Valdelsa, ecco, con questi tre grandi letterati toscani la lingua italiana diventa la lingua toscana. Il volgare, in una fase in cui è maturo scrivere in volgare in Toscana, per dire la verità il primo testo che viene redatto ufficialmente in volgare è nel 1202 negli statuti della città di Montieri, un comune dell'Alta Maremma, ma in quel secolo, voi capite, 1202, 1302 l'esilio di Dante, in quel secolo sempre di più si abbandona il latino, si parla correntemente in volgare, i grandi letterati che ne fanno testimonianza, che porta l'Italia ad essere come lingua prescelta il toscano, sono proprio in primo luogo Dante con la Divina Commedia e poi Petrarca e Boccaccio. Ma Dante in quei 19 anni dell'esilio prima trova rifugio nel territorio toscano, tant'è vero che nella Divina Commedia lui si definirà sempre un toscano, non un fiorentino, perché con Firenze chiaramente c'è quel senso di sgomento. Con la Toscana è diverso, ha trovato accoglienza. Quando nel decimo canto dell'Inferno Farinata degli Uberti si rivolge a lui, ma naturalmente l'ha scritto Dante, quindi gli mette in bocca il richiamo verso Dante, o tosco, non o fiorentino. E quando nel 24esimo del Paradiso Dante parlerà delle sue origini, ecco che lui dice io nacqui sotto l'air tosco, l'aria toscana. Quindi è importante che proprio la Toscana, oltre che naturalmente la sua città Firenze, abbia vissuto quest'anno come anno di ricordo. In questo contesto Dante nel Val d'Arno e nel Casentino, nel territorio che oggi identifichiamo come provincia d'Arezzo, allora la dimensione geografica era ben diversa, noi abbiamo tanta presenza di Dante. È sicuro che lui viene qua, innanzitutto è sicuro che lui partecipa l'11 giugno del 1289, aveva 24 anni, alla battaglia di Campaldino in Casentino, era un feditore, era un cavaliere di prima linea. Alla Val d'Arno e al Casentino rimarrà sempre legato, non a caso ecco i richiami nella Divina Commedia a quello che sono i luoghi del Casentino che lui ha frequentato, a partire da Poppi, le descrizioni degli uomini che rimangono
colpiti e muoiono nella battaglia di Campaldino ci offrono spesso degli spaccati importanti. Il fiume Aschiano sopra Bibbiena viene sovente richiamato la figura nel riportarci alla figura di Buonconte da Montefeltro, ma contemporaneamente Dante cita il maestro Adamo, il falsario di Romena, nel comune di Prato Vecchio Stia, ma contemporaneamente lui richiamerà spesso i pazzi del Valdarno, perché Dante è con i guelfi bianchi che tentano di rientrare a Firenze ma sono sconfitti nel comune di Castelfranco di sopra Piandiscò, in quella chiesa, davanti a quella chiesa di cui ora non ricordo il nome, ma la battaglia del 1303. A Arezzo più di una volta Dante fa riferimenti nella Divina Commedia. Insomma, dalla Divina Commedia vediamo che il Valdarno Superiore e il Casentino sono fra i territori che lui frequenta di più negli anni dell'esilio, e sicuramente lui qua ha trovato ospitalità e ha trovato la possibilità di impegnarsi nello scrivere la Divina Commedia. Del resto non voglio fare una conferenza, mi fermo qui. Quando noi pensiamo a ognuno di noi che deve scrivere un libro, si immagina nella sua scrivania con la bella biblioteca, la concentrazione. Pensate a quest'uomo che scrive un testo come la Divina Commedia dovendo guadagnarsi ogni notte da dormire, ogni giorno il favore di quel signore che lo ospita, e nel mezzo a questo primum vivere lui riesce a scrivere un testo di questa complessità e importanza, non solo perché è il primo testo in lingua italiana, ma perché rivela una conoscenza, vi dicevo, in astronomia, in religione. Il cardinal Rabasi, che ha detto il ministro della cultura del Vaticano, lo ha definito un teologo, in storia, in conoscenza del mondo, cita personaggi del mondo arabo che riscopriamo ora, Averroè, il grande filosofo, Avicenna, il primo medico, e contemporaneamente vi è un'attenzione alla sensibilità poetica e metrica che è davvero qualcosa di unico. Quindi noi, come territorio della Toscana, perché prima di tutto Dante è un toscano, come lui stesso ha voluto manifestarci, avevamo verso di lui, ai 700 anni dalla sua nascita e dalla sua morte, il dovere morale di testimoniargli quell'attenzione che fa della Toscana terra di cultura, di richiamo turistico, terra di grande identità sulla base della propria storia. E quindi il fatto che voi, insieme a tutte le iniziative che Irmini citava e a cui faceva riferimento, abbiate voluto mettere in quella che è la porta del paese, perché questa rotatoria è il luogo in cui si arriva e abbiamo la prima immagine di Castiglion Fibocchi, una bella statua di questo genere che tutti possono vedere e potranno vedere, è il segno più bello del ricordo che potesse essere fatto. Un'ultima battuta, io a Castiglion Fibocchi ho sempre fatto riferimento per una cosa che appartiene alla storia di Castiglion Fibocchi e della Toscana. Questo fu l'unico luogo, l'unico comune che in quella lapide che è in tutti i comuni della Toscana, anche in Palazzo Vecchio a Firenze, è l'unica che c'è davanti al palazzo in bronzo, quando il 27 marzo, il 10 di marzo del 1860 si andò a votare per il referendum su aderire o no all'Italia unita, la Toscana vinse, vide vincere questo referendum, fu importante, fu la prima regione che lo fece, vi dico anche il numero, 366.571 voti favorevoli, pari al 94%. In tutti i comuni della Toscana ci fu la maggioranza per aderire all'Unità d'Italia, l'unico comune in cui vinse il mantenimento del Granducato di Toscana fu il comune di Castiglion Fibocchi. Allora fu visto come un elemento di chi si voleva isolare. Io, da presidente della regione, vedo in quel voto anche, come dire, una malcelata simpatia per il senso della toscanità che questo comune ha espresso. Sì. E di conseguenza mi fa molto piacere questo riferimento storico a Dante,
viverlo a Castiglion Fibocchi. Grazie, grande, grande presidente. Ora io presidente, ora proprio su questo noi ora doniamo al presidente che si è veramente che ha fatto un ricordo grande sacrificio della giornata, lui è il segretario del club, a ricordo di questa giornata. Questo è il trattorino che noi abbiamo come simbolo. Io vi ringrazio di cuore e sarà sicuramente nella mia stanza. E poi anche una medaglia in bronzo che abbiamo fatto coniare per i 25 anni del club, dove da una parte c'è il trattore e dall'altra parte c'è una trebbiatrice che veniva chiamata la macchina che veniva a battere i guardi. La macchina. Bella, è bellissima. In più c'è anche un piccolo. Ragazzi, un piccolo ma io guarda, sì, io mi sono permesso di scrivere un episodio avvenuto via Castiglion Fibocchi tanti anni fa, nel 1502, la battaglia di Castiglion Fibocchi, un episodio dimenticato, io l'ho riscoperto, l'ho scritto nella forma letteraria, non la guardiamo. Presidente Gianni, nonostante le enormi difficoltà di questo periodo, lei ha trovato il modo comunque di venire qui a Castiglion Fibocchi e presenziare alla reinaugurazione del busto di Dante. Ma ci tenevo perché avevo visto tanta passione da parte naturalmente dell'associazione, e quindi Ferrini mi telefonava, mi informava, e del sindaco Ermini, e conseguentemente ci tenevo, prima che si esaurisse i 700 anni di Dante, di poter avere un momento, se vogliamo anche formale, di riconoscimento all'amministrazione comunale, al comitato, per aver fatto questa scelta. È la scelta migliore, quella cioè di trovarsi ad avere in qualche modo un riferimento all'inizio del paese, in modo che tutti quando passeranno di qui ricorderanno come Dante Alighieri, il padre della lingua italiana, in realtà il Valdarno l'abbia frequentato molto, lo abbia spesso citato nella Divina Commedia, e quindi questo è stato un territorio che lui lo ha sentito amico nei momenti difficili, in cui esule però regalava qualcosa che l'ha reso immortale per l'umanità, ovvero quella Divina Commedia che è il cardine della lingua italiana e che è un'enciclopedia dell'umanesimo del 1300, di cui tutti ci sentiamo orgogliosi, e configura la Toscana come terra di cultura, di attrazione turistica, di grande attrattività per tutti i cittadini. Forse per donare già un sorriso a tutti quanti ed entrare nell'atmosfera natalizia, la neve è scesa questa notte nelle montagne del Casentino. Qui siamo a 1169 metri, ci troviamo in località Fonte del Baregno, sull'Alpe di Catenaia, nel territorio di Subbiano. Circa 20 centimetri, tuttora la neve sta mantenendosi compatta e quindi l'ideale anche per una passeggiata, un trekking, una ciaspolata possiamo dire. Non sappiamo quanto tempo potrà rimanere perché effettivamente si sta sciogliendo piano piano per le temperature che durante la mattinata sono state leggermente più lievi. Una neve che inizia a farsi vedere, soprattutto salendo dalla parte di Casal Taverni, ma che veramente dà già l'immagine di quello che sarà il nostro Natale. Il divertimento per tanti bambini, già stamattina le biciclette sono passate proprio in questo luogo, qui a Fonte del Baregno. Dall'altra parte di rimpettaio c'è il Prato Magno e alla croce vediamo veramente tanta, tanta neve. Cosa succederà per questo inverno? Beh, stiamo a vedere naturalmente. Per ora le premesse ci sono tutte. Neve abbondante in quello che è il Casentino da scoprire. It's complicated, it always is. That's just the way it goes. Feels like